Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi parleremo di una storia d'amore finita nel peggior modo possibile, raccontata nell'ultima puntata di C'è posta per te. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Gianmarco ha scritto a C'è posta per te per tentare di riconciliarsi con la sua ex fidanzata Flavia, con cui è stato insieme per 4 anni. La loro relazione è rimasta indefinita dopo la rottura, avendo trascorso una notte insieme successivamente. Nonostante i tentativi di Gianmarco di riconquistarla con fiori e biglietti per Parigi, Flavia non si è lasciata convincere, perdendo fiducia in lui. La fiducia di Flavia è stata compromessa quando Gianmarco, dopo aver iniziato a convivere con lei, è tornato a vivere con il padre e ha iniziato a chattare con un'altra ragazza su Instagram, portando Flavia a chiudere la loro storia. Da quel momento, Flavia e Gianmarco hanno iniziato a scambiarsi frecciatine sui social media. Gianmarco ha iniziato a frequentare un'altra donna, ma ha cercato di riallacciare i rapporti con Flavia attraverso una lettera di scuse, che lei ha poi pubblicato su Instagram. In trasmissione, Gianmarco ha chiesto scusa non solo a Flavia ma anche ai suoi ex suoceri, che però hanno rifiutato l'invito. Flavia, dopo aver scoperto che Gianmarco la stava cercando in trasmissione, ha accusato lui di frequentare un'altra donna, basandosi su informazioni che riteneva affidabili. Flavia ha raccontato di aver tagliato tutti gli abiti di Gianmarco e di aver filmato l'azione, ritenendo ormai troppo tardi per dargli un'altra possibilità. Ha sottolineato una frase scritta da Gianmarco su Instagram prima di partire per Mykonos, "No pasa nada". Alla fine, Flavia ha deciso di chiudere la busta, ribadendo le parole di Gianmarco, "No pasa nada", segnando così la fine definitiva della loro relazione. E tu cosa ne pensi della rottura tra questi due ragazzi? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.